Villa Lante, Bagnaia, Viterbo. Una delle massime espressioni d'Italia del giardino all'italiana, voluta per il cardinale Francesco Gambara, che fece edificare questo casino di caccia. Successivamente completò il progetto il cardinal Montalto, che arrivò dopo il Gambara. Qui tanti personaggi famosi, registi, parliamo di registi, Paolo Sorrentino con The Young Pope, con Jude Law, oppure pensiamo a Bemus Papam di Nanni Moretti, hanno girato qui, ma anche la serie dei Medici, che questa è una cosa che fa ridere, perché i Medici, Lorenzo De Medici e il fratello Giuliano. Quando si pensa alla congiura dei pazzi, no, dove fu ucciso appunto Giuliano, chi officiava la messa, inconsapevole della congiura in corso, era tale Raffaele Riaria, giovane cardinale, appena compiuto 18 anni. E fu proprio Raffaele Riario poi che venne a Viterbo, che acquistò questo terreno immenso per farci una tenuta di caccia. Poi la passò al nipote, Ottaviano Riario, tanto per cambiare anche egli cardinale, che fece un altro casino di caccia che non è all'interno, diciamo, di questa parte monumentale. E però personaggi famosi, al di là poi della Rovere, che hanno dato il nome poi alla villa successivamente. Ma la cosa che nota come limonaia, perché qui tenevano appunto i limoni, a cavallo del 2000, diciamo sul fine degli anni 90, adesso non mi ricordo bene il periodo, è stata la residenza di un altro personaggio assai importante, oggi ancora di più, perché oggi ha assunto il nome di Carlo III d'Inghilterra. Beh, l'allora principe Carlo, innamorato come dell'Italia, si era innamorato di Villa Lante, di Bagnaia, del Viterbese, e veniva qui, e qui era ospitato. Ah, meriterebbe adesso di cambiare nome questa da palazzina, da limonaia a palazzina Carlo III. Sì, meriterebbe proprio. Villa Lante, Bagnaia, mamma mia, meraviglia. Fontana dei Mori, se siete di Roma, del centro Italia, insomma, venite a vederla, perché merita, merita tanto.